Ma prima di tutto è che il fatto che se viene bocciata la riforma va a casa Renzi e questo credo che sia un grande risultato. Il secondo motivo perché di fatto si rischia di ritornare al periodo del ventennio fascista dove un uomo solo al comando conquista tutto il paese, sia il Parlamento che gli organi di garanzia. Ma i sondaggi danno delle buone sensazioni, ma in mezzo alla gente per cui non trovi uno che sia disponibile a dire sì, voto sì. E soprattutto quando dicono sì, chiedi il motivo, nessuno sa i contenuti della riforma. Ma è molto importante per farsi un'idea, se uno va sul sito del Senato dove è stata fatta l'audizione del governatore De Luca, e in quella sede ne ha detto di ogni colore contro la riforma e poi dice che vota sì, però uno basta che vada a leggersi quei contenuti e capirà benissimo perché bisogna votare invece no.